Quali sono le principali tipologie testuali? Testi narrativi sono testi che sono tutti quei testi che rispondono alla regola delle 5 W dell'H. Cioè, ogni testo narrativo deve rispondere a queste domande, ad esempio alla domanda chi ha compiuto il fatto, alla domanda cosa è successo, al dove e il quando, al perché e al come. Qualsiasi fatto che noi ripensiamo che è successo a noi, a una partita di calcio che abbiamo visto, a un film che abbiamo guardato alla televisione, possiamo ricostruirlo sulla base di questa regola e rispondendo a queste 5 domande. I testi narrativi possono essere sia in versi che in prosa. Esistono testi narrativi in versi, anche se oggi sono poco diffusi, ma lo erano molto nel passato. Ad esempio, la Divina Commedia è una grande storia raccontata in versi. La maggior parte dei testi narrativi oggi è in prosa. Sono moltissimi testi narrativi in prosa, sono i racconti, i romanzi, sono le fiabe, le favole, i testi fantastici. Sono testi narrativi anche diari e lettere. Infatti, all'interno di una lettera noi raccontiamo qualcosa ai nostri amici, anche all'interno di una mail. Sono testi narrativi le cronache degli avvenimenti che noi possiamo trovare sui giornali. Qual è lo scopo di un testo espositivo? Quali sono le tipologie e qual è l'uso che se ne può fare anche nella vita quotidiana? Cominciamo dallo scopo, che ci aiuta anche a capire che cos'è un testo informativo espositivo. Il primo scopo è quello di informare chi legge il testo, fornendogli delle informazioni, appunto, come dice il nome, dei dati, delle notizie, anche attraverso delle spiegazioni che sono ampie e dettagliate. Il secondo scopo è quello di, quindi, appunto, dicevo, accrescere le conoscenze del destinatario su un determinato argomento. Quali tipi di testo espositivo possiamo incontrare nella vita di ogni giorno? Ne abbiamo alcuni estremamente sintetici, come per esempio l'orario del treno o la rubrica delle previsioni del tempo. Altri invece più analitici, quindi più ampi, più articolati, quelli che meglio conoscete perché li incontrate ogni giorno nel vostro studio sono i testi scolastici, ma anche le relazioni, per esempio quelle di carattere scientifico, o i temi che fate in classe, o gli appunti che prendete durante le lezioni, i riassunti o anche i verbali rientrano nella categoria dei testi informativi espositivi. Il testo argomentativo ha l'obiettivo di convincere uno o più interlocutori della bontà di una opinione. Quindi noi abbiamo un'idea, abbiamo un'opinione, vogliamo convincere qualcuno. Sia che parliamo, sia che scriviamo, realizziamo un testo argomentativo. In un testo argomentativo è possibile riconoscere una tesi, cioè l'opinione, e alcune argomentazioni, che sono ciò che rende la tesi vera. Un esempio di tesi potrebbe essere: Fiorello è un grande showman. Questa è un'idea, un'opinione, che nel momento in cui viene trascritta diventa la tesi del mio testo argomentativo. Per rendere vera questa tesi bisogna portare delle argomentazioni a favore di essa. Più argomentazioni abbiamo, più questa tesi può risultare vera. Allora un'argomentazione potrebbe essere perché Fiorello sa cantare, perché sa imitare, perché sa mettere i suoi ospiti a proprio agio, perché realizza programmi che hanno sempre una grandissima audience. Articolo di cronaca e racconto o testo narrativo sono tutti e due testi narrativi.
Che cosa intendiamo per articolo di cronaca? L'articolo di cronaca è un testo narrativo con funzione informativa, è il resoconto più possibile oggettivo e completo di un fatto recente. L'intento è di interesse pubblico, l'intento è informativo. Cosa intendiamo invece per testo narrativo? Il testo narrativo è il racconto di una storia, cioè di una serie di eventi collocati nello spazio e nel tempo in cui agiscono determinati personaggi. Lo scopo è non solo quello di raccontare una storia, ma anche quello di suscitare emozioni, di comunicare sentimenti, di comunicare un messaggio preciso, anche di convincere, di persuadere. Quali sono le differenze, le somiglianze tra un articolo di cronaca e un racconto? Beh, la principale e fondamentale analogia è che i due testi raccontano delle storie, raccontano delle vicende, ma da prospettive e con finalità diverse. L'articolo di cronaca è un testo narrativo informativo e in genere è il resoconto di un evento recente. In un articolo di cronaca non si usa il passato remoto. Il racconto è un testo narrativo letterario, i cui scopi sono ben diversi da quelli informativi. E ora, alla fine del video, completa la tabella, indicando le tipologie testuali analizzate, precisandone la definizione e la funzione. Buon lavoro!